Buonasera a tutti, vi invito a prendere posto. Autorità. Signor Sindaco. Amici tutti, oggi siamo qui per ricordarci insieme che 80 anni fa, proprio 80 anni, perché il 24 di ottobre del 1931, nasceva Maria Magnani Noja, che abbiamo l'onore di avere con noi per ricordare in questo importante momento. Parlavamo prima con il sindaco. A sei occhi del grande traguardo che lei ha raggiunto, onorevole. Nata a Genova, è stata esponente del Partito Socialista Italiano dal 1964, quando era anche membro del direttivo del partito. Si è poi laureata in giurisprudenza. Esercitato, mi diceva che va ancora in studio la professione di avvocato, ma con una grande passione sempre, la politica e la sua città. Sono stata il primo sindaco ad aver detto che Torino è bella, diceva, che non è solo una città industriale. Avevo capito il richiamo culturale e turistico. Insomma, che questa città vale il viaggio. Così si esprimeva il sindaco Maria Magnani Noja in un'intervista di qualche anno fa sulla stampa. Oggi, giorno in cui la festeggiamo, nel suo 80° compleanno, l'intero consiglio che io rappresento ha il piacere di accoglierla di nuovo in questa sala, la Sala Rossa, dove lei prestò la sua attività per tanto tempo, 7 anni come consigliere e 3 da sindaco. Oserei dire avvocato dal cuore socialista. È stata nella sua lunga carriera anche deputato, sottosegretario all'industria nei governi Cossiga e Forlani e alla sanità nel primo e secondo governo Spadolini, oltre che parlamentare europea. Ma soprattutto primo sindaco donna di Torino. Parlavamo prima delle conquiste che hanno fatto in questi anni, hanno avuto in questi anni le donne, in campo politico, in campo sociale, in campo dei diritti. Secondo di tutta Italia, ma primo a Torino. Il giorno successivo alla sua elezione, avvenuta il 20 luglio del 1987, un importante quotidiano cittadino intitolava la notizia: Torino, la speranza si chiama Magnani Noja. In una città che nel decennio precedente aveva dovuto affrontare le ombre del terrorismo e le difficoltà della ristrutturazione industriale. In quel periodo era forte il bisogno di cambiamento. E Maria Magnani Noja ha saputo credere in Torino, ripensando al ruolo che la capitale subalpina aveva ricoperto in un non lontano passato e comprendendo che questo poteva essere il modo per ritrovare le radici della ripresa.
aveva esortato la città infatti con queste parole. La nostra città ha tutte le possibilità per diventare metropoli, non solo dell'economia e del lavoro, ma anche della cultura, della scienza, dell'espressione artistica, sapendo che senza sviluppo culturale non può reggere nemmeno uno sviluppo economico. Oggi c'è un dibattito in corso proprio su questo tema. Oggi, a 20 anni da queste affermazioni, sarà sicuramente felice e piena di orgoglio, e me lo auguro che lo esprima anche tra poco, per il nuovo volto della sua Torino, constatando io, ma penso tutti voi, i progressi fatti dalla nostra città insieme, direi, a tutti i cittadini. E con spirito di gratitudine e sincero affetto auguro per tutto il Consiglio all'onorevole Maria Magnani Noia buon compleanno. La parola adesso doveva venire l'avvocato Andrea Galasso a fare un pensiero, a rivolgerle un pensiero, eccolo che arriva. Avvocato, è appena arrivato e la invito già sul palco. Quindi passo la parola all'avvocato Andrea Galasso. Chiedo scusa, ma non è l'età che mi ha fatto arrivare in ritardo, perché i nostri giorni, cara Maria, sono stati giorni felici, perché noi abbiamo interpretato l'attività politica e la politica come la disciplina più alta dello spirito. E quindi la istituzione, con la presenza del sindaco, che è la massima autorità civile e morale di questa grande e bella città, ti deve rendere orgogliosa, come rende orgogliosa la posizione di quanti hanno potuto apprezzare la tua opera di sindaco come cittadini di Torino. Sindaco, i giorni felici della nostra vita sono pochi. Ma un buon nome dura sempre. Il tuo sicuramente sarà scolpito negli annali della vita istituzionale della nostra città per quello che tu hai saputo dare. Man mano negli anni si spengono le luminarie della gioventù, ma si accendono i roghi splendidi del tramonto. E nel tramonto bisogna stare attenti solo dai nani, perché i nani allungano le ombre ma restano nani. Noi siamo di un'altra generazione e non siamo tra quelli, ecco sindaco, che soliamo parlare ai nostri tempi, non è così. Oggi la cultura politica, la passione politica ci fa dire che oggi è più difficile far politica, perché i punti di riferimento sono diventati alienanti, difficili, perigliosi a volte, e il clima sociale così. Ecco perché vi ringrazio, sindaco, presidente, Maria. Un abbraccio affettuoso, perché il nostro futuro raccoglie insieme passato e presente, perché noi a questa città vogliamo bene e alle nuove generazioni non diciamo sappiate che la politica è la più alta disciplina dello spirito. Fatelo per la vostra passione.
per la tutela della vostra dignità, per l'interesse superiore della città di Torino, che è la più bella del mondo. Scusate. La parola al signor sindaco. Cara Maria, ti rivolgo il saluto dell'amministrazione comunale e, interpretando i sentimenti di tanti, di tutta la città. Rivolgo naturalmente un saluto ai sindaci Picco, Novelli, Castellani, che vedo qui con noi, così come ai tanti amici, molti dei quali ex consiglieri comunali, che oggi hanno accolto questo invito per stringersi intorno a Maria per festeggiare con lei i suoi 80 anni. È già stato richiamato dal Presidente del Consiglio Comunale il cursus honorum di Maria, che è stato prestigioso, parlamentare nazionale, parlamentare europeo, membro del governo in 4 diversi dicasteri, sottosegretario all'industria, alla sanità, alla pubblica istruzione, una carriera che culminò, come tutti sappiamo, nella sua elezione a sindaco il 20 luglio del 1987, incarico che la vide impegnata per 3 anni giusti fino al 30 luglio del 1990. Tutti coloro che conoscono Maria ne hanno apprezzato nell'arco della sua vita la passione, la generosità, la dedizione, l'intelligenza, lo spirito forte che ha sempre animato la sua capacità di essere un punto di riferimento nelle tante battaglie civili e politiche che l'hanno impegnata. Battaglie civili, intanto. Maria è stata una dirigente politica che ha svolto un ruolo di primo piano in quei movimenti che negli anni 70-80 hanno consentito di acquisire a questo Paese leggi fondamentali di civiltà. Mi riferisco alla legge sul divorzio e alla difesa di quella legge nel referendum che la voleva abrogare, mi riferisco alla legislazione sull'aborto, al diritto di famiglia e a tanti altri passaggi normativi, legislativi e politici che hanno segnato negli anni 70-80 un salto culturale nella vita dell'Italia e anche della nostra città. E Maria Magnani Noi è stato un dirigente di quei movimenti e di quella grande stagione di lotte civili, non soltanto a Torino ma anche in Italia, dove è sempre stata riconosciuta come un punto di riferimento da quanti in quelle battaglie di civiltà vedevano il passaggio ineludibile della modernizzazione del Paese. Maria è stata sempre orgogliosa, lo è tuttora, ed è uno dei suoi titoli di merito che tutti gli riconosciamo, della sua appartenenza politica. Socialista e socialista convinta, ha fatto della sua militanza politica nel Partito Socialista Italiano e della sua coerenza politica nel riconoscersi nel valore del socialismo e del socialismo democratico una delle cifre della sua identità politica e umana. E anche in questo, svolgendo non solo un ruolo a Torino, riconosciuto e apprezzato da tutti, ma un ruolo nazionale, stante che ha fatto per molti anni parte degli organi dirigenti nazionali del suo partito ed è stata una delle dirigenti socialiste più attrezzate e più riconosciute sul piano nazionale. Divenne sindaco, come tutti sappiamo, nel 1987, all'indomani di un esecutivo guidato da un altro compagno di partito, Giorgio Cardetti, e divenne sindaco in una fase difficile della vita della città. In quel decennio, che iniziò con la ristrutturazione della Fiat del 1980 e che si protrasse per 10 anni come un decennio critico per la vita di Torino. 10 anni nei quali Torino dovette fare i conti con il consumarsi dell'identità storica intorno a cui per più di un secolo aveva costruito le sue fortune, quella di essere una grande città industriale e manifatturiera, e non ancora però sufficientemente certa dei nuovi cammini che avrebbe intrapreso negli anni successivi. Un decennio difficile, un decennio di transizione,
un decennio che, se andiamo a rivederlo oggi, rileggendo per esempio le cronache del tempo, era contraddistinto nel dibattito politico e giornalistico dalla parola declino, lo spettro di una città che, smarrito il senso di un percorso, di un cammino, vedeva di fronte a sé come uno spettro incombente il rischio di un declino irreversibile. Non fu così, come sappiamo. Torino ebbe la capacità, a partire dagli anni 90, soprattutto elaborato il lutto ed elaborata la perdita della identità precedente, di intraprendere strade nuove e di ricostruire una sua identità più complessa, più articolata di quella precedente, quella identità che oggi ci consegna una città dinamica, una città effervescente, una città plurale nelle tante vocazioni che ne caratterizzano l'attività. Ma quel passaggio ha potuto essere costruito perché in quel decennio difficile, dall'80 al 90, le istituzioni furono un punto di riferimento essenziale per la società torinese, perché non ci si rassegnasse al declino e invece si fosse in grado, pur nella difficoltà della individuazione di un percorso nuovo, di mettere in campo tutto ciò che era necessario perché la città potesse riprendersi e rimettersi in movimento. E anche allora, come in tutti i passaggi difficili della vita di questa città, il ruolo delle istituzioni, in particolare il ruolo dell'istituzione comunale e di chi ne ha la responsabilità, fu essenziale. E in questo, appunto, Maria Magnani Noja è stata un punto di riferimento per la città e per i torinesi in un momento di vita difficile della nostra comunità. Per questo è un sindaco che appartiene alla storia della città e per questo le siamo tutti grati. La sua azione amministrativa, dovete fare i conti con un momento difficile di passaggio della vita di Torino, ma di un momento di difficile passaggio anche della vita del Paese. Non furono solo anni difficili per la nostra città, il decennio 80-90, fu anche un periodo difficile di transizione complesso per l'intero Paese. In uno sforzo difficile e non sempre felice di ricerca di modernizzazione che passò anche per battaglie politiche e sindacali particolarmente aspre. Così come furono anni nei quali l'architettura istituzionale cominciò a essere ridefinita. Furono gli anni in cui furono ridefinite le funzioni di comuni e province, fu ridefinito il quadro normativo dentro cui oggi operano il sistema degli enti locali e si misero le basi di quelli che sarebbero stati poi cambiamenti istituzionali ed elettorali significativi nella vita degli enti locali, culminati nella legge elettorale che introdusse il suffragio diretto per l'elezione del sindaco. Anni nei quali, insomma, bisognava muoversi guardando ad una società in cambiamento, ma al tempo stesso ad una società che nel cambiamento manifestava anche tutte le inquietudini, le incertezze, le insicurezze di chi, lasciato un approdo sicuro, è inquieto e preoccupato perché non intravede ancora la riva a cui approdare per una certezza nuova. E per questo il ruolo delle istituzioni è in queste fasi tanto più significativo e tanto più importante, e per questo il ruolo assolto nella vita della città da Maria Magnani Noja, è un ruolo che rimane e di cui le siamo tutti grati. Questi sono i sentimenti che di amicizia, di affetto e di gratitudine che io voglio trasmettere a Maria. Li trasmetto con tanta più partecipazione personale perché io ebbi l'avventura di conoscere Maria quando ero ancora molto bambino, perché essendo mio padre un esponente del Partito Socialista e frequentando mio padre le stanze del Partito Socialista di Corso Palestro e la vita di quell'organizzazione, talora capitava che io lo accompagnassi. Ricordo appunto di aver conosciuto Maria Magnani Noja tantissimi anni fa, così come con lei ebbi l'avventura di conoscere tanti amici e compagni, da Eugenio Bozzello a tanti altri che oggi sono qui con noi e li ringrazio di essere qui con noi. Grazie per tutto quello che ci hai dato, grazie per quello che ci hai dato ai tanti che ti hanno voluto bene, che ti continuano a volere bene, grazie per quello che hai dato a Torino e ai torinesi, e grazie per quello che continui a fare, vivace, vitale, appassionata, generosa come sempre, ed è questo tutto sommato che ci conforta di più, perché sappiamo che oggi siamo qui a festeggiarti,
sapendo che abbiamo davanti ancora tanto tempo per continuare il nostro cammino insieme. Grazie e auguri. Parla lei adesso. Parla. Adesso. Prima la targa. Mi dicono che prima consegniamo fiori e targa e poi lasciamo la parola. Facciamo fare il discorso. La parola all'onorevole Maria Magnani Noia. Come si attacca, ecco così. Ecco. Grazie a tutti, al Presidente del Consiglio Comunale, al Sindaco, all'amico Piero Fassino, ad Andrea e a tutti voi che siete venuti così numerosi in questa giornata. Fare il Sindaco è una delle cose più belle che c'è per chi è impegnato in politica. È bello fare deputato, è bello fare parlamentare europeo, sono belle tante cose, ma fare il sindaco c'è qualcosa in più. C'è la presa diretta con la cittadinanza. Ci sono i bisogni di tutti che il sindaco interpreta, assolve, bene, male, non importa, ma comunque è il punto di riferimento della città. Ecco, io se guardo questo consiglio comunale come una specie di vecchio film, noto che in questo Consiglio Comunale, sin sulle prime riunioni, quelle subito dopo la liberazione, c'è stata una caratteristica che forse non c'è in altri paesi. Ci sono sempre state presenti delle donne. Dal primo Consiglio Comunale con Fausta Giani, Ada Gobetti ed Elvira Paietta, successivamente con Frida Malan e con Maria Tettamanzi, e poi recentemente non c'è stato un gruppo consigliare che non abbia avuto delle donne. Se noi guardiamo da Marta Minervini a Bianca Guidetti Serra per toccare i due estremi, e poi a Luciana Iona, a Giovanna Cattaneo, a Carla Spagnolo, a tutte, a Maria Grazia Sestero e ad altre, noi vediamo che in tutti i consigli comuni e gruppi ci sono state delle donne. E queste donne sono state molte volte assessori, e non in settori tradizionalmente femminili, ma anche in settori molto importanti. Basti pensare che oggi il De Curti, che io non ho il piacere di conoscere, ma che mi dicono essere molto brave, poi ci conosceremo dopo, ma che mi dicono essere molto brave, è titolare della immigrazione e della urbanistica, due temi che sono dei temi fondamentali per una città. E questo senza quote rosa, ma per la capacità, per la volontà, per l'impegno delle donne e per l'apertura mentale dell'elettorato torinese e anche dei singoli partiti. Ma la storia delle donne a Torino ha delle radici lontane. 1911, ripeto 1911, a Torino venne fondata, il centenario è avvenuto quest'anno, il sindaco è stato presente in una delle manifestazioni, la Procultura Femminile, che aveva il compito di distribuire, di far conoscere, di diffondere la cultura tra le donne che allora in larga parte ne erano prive. Perché Torino è una città di cultura. Tante volte si tende a dire che è una città appunto economica, industriale, eccetera. No, è una città di cultura. E non lo è soltanto per le sue case editrici, per i personaggi importanti, da Norberto Bobbio a Natalia Ginsburg, o per la sua università, o la sua
suo Politecnico, il centro di formazione culturale del BIT, del Bureau International du Travail. Ecco, lo è anche per tutta una rete di piccole e grandi istituzioni che lavorano per la cultura di questo paese. Quando io ero sindaco abbiamo, sia pure tra qualche polemica, fondato, inaugurato, ecco, costruito l'Auditorium del Lingotto, opera di Renzo Piano. L'Auditorium del Lingotto è oggi la sede degna di Settembre in Musica dell'Associazione Lingotto Musica e anche il centro espositivo ospita l'Artissima. Quindi è stato un centro culturale, anche il centro congressi è diventato una necessità che Torino aveva assolutamente bisogno. Qualcuno è già stato ricordato dal Presidente che quando io divenni sindaco parlai di Torino Bella. In effetti io feci uno spot in quell'occasione che passeggiando per il Valentino dicevo Torino è bella. Fui considerato una specie di stravagante, di persona un po' visionaria, che non si sa bene che cosa stava dicendo, ma io ripeto oggi, e finalmente ce ne siamo un po' accorti tutti, che Torino è bella. Nella mia giunta c'è stato un assessore, che purtroppo oggi non c'è più, che è Beppi Dondona. Beppi Dondona lavorò in modo intelligente, con la sua competenza, con il suo amore per Torino, con la sua cultura storica ed artistica, per abbellire Torino nel colorido urbano. Lavorò ricercando i vecchi colori di Torino, valorizzando i nostri bellissimi cortili e cercando di togliere un'associazione legittima e anche molto piacevole, quali erano le giostre da Piazza Vittorio, che però non erano consone per stare in un centro storico. E Torino quindi oggi sta diventando anche un centro turistico. Il turismo non è certamente la soluzione dei problemi di Torino, però è comunque una grossa componente. È una componente anche perché il turismo e la cultura si stanno legando insieme. Ma Torino, oltre che colta e bella, ha anche un'altra caratteristica che non voglio dimenticare, ed è quella di essere una città sociale. I santi di Torino sono stati essenzialmente degli operatori sociali, più che dei contemplatori. Il Comune fece, merito dell'assessore Bracco, che qui vedo e che ringrazio anche adesso, fece un volume, anzi due volumi, sull'attività di Don Bosco per i giovani. E fece mi fare anche un convegno, ma non ricordo più bene. Comunque, dico, fu una città ampiamente sociale. Torino ebbe anche una pagina nera, dobbiamo ricordarcelo. Quando a cavallo tra gli anni 50 e 60, una popolazione minoritaria, ma ottusa e miope, metteva i cartelli non si affitta ai meridionali. Purtroppo questa vergogna non si è verificata con gli immigrati. Certo, ci sono state delle tensioni, ci sono stati degli scontri, ci sono stati dei momenti di difficoltà, ma non ci sono mai state le ronde a Torino. Quelle ronde che molte città sono sostenute e approvate dalle amministrazioni comunali. Quando io facevo il sindaco, l'immigrazione era un fatto marginale. Era essenzialmente composta da somale e eritree che lavoravano nelle case e che quindi non creavano un problema. Poi è diventato un problema. Ebbene, l'amministrazione di Torino, io ho ancora davanti agli occhi una figura, la figura di Carpanini, che a San Salvario, circondato da gente più o meno arrabbiata, per non dire inferocita, stava cercando di calmare gli animi, non di aizzarli, ma di calmarli, perché questo è stato il compito che ha svolto l'amministrazione di Torino. E voglio rendervi conoscenza sia a Domenico Carpanini, sia a Sergio Chiamparino, che hanno agito
pesantemente, decisamente, per cercare di cambiare quelli che erano dei quartieri difficili, lentamente, ad agio, ma comunque facendoli diventare dei luoghi vivibili da parte di tutti. Anche la creazione della moschea, senza minareto, consensualmente decisa, non generò a Torino quelle opposizioni che ci furono in altre città, perché Torino, che poi sostanzialmente è una città laica, è sempre stata però riconoscente di quello che è il diritto costituzionale e universale della libertà di culto. E molte parrocchie sono diventate dei punti di riferimento per la popolazione immigrata, anche se di religione diversa. Questa è Torino nella sua essenza, appunto, di città sociale aperta verso la società e verso quelli che ne hanno bisogno. Un recente sondaggio ha messo in evidenza che, oltre all'ampia fiducia nel Presidente della Repubblica, l'unica istituzione che gode ancora di una certa considerazione è il Comune. Ciascuno nella manovra può avere l'opinione che ritiene più importante, non è questo che questo voglio, però c'è un'opinione trasversale, che non è solo quella dei lavori, cioè dei sindaci, dei presidenti di regione, eccetera, ma che è della popolazione. Questa opinione trasversale è quella che considera assolutamente negativi i tagli fatti agli enti locali e in particolare fatti al Comune, perché il Comune è la città dove, un luogo dove si vive, dove si studia, dove si lavora, dove si esprimono i propri desideri e i propri bisogni. E se a questi desideri e a questi bisogni non si riesce a dare una risposta per mancanza di fondi, si mette in pericolo non solo il rapporto comune-popolazione, ma anche il rapporto, appunto, di civile convivenza per l'intero Paese. Prima di concludermi, permettetemi ancora un ringraziamento, rinnovato ovviamente a tutta l'amministrazione, rinnovata ai consiglieri comunali, in particolare a quelli che erano consiglieri quando lo ero anch'io, a tutti gli assessori della mia giunta, ma essenzialmente ai dipendenti del Consiglio Comunale. I dipendenti del Consiglio Comunale sono stati un elemento assolutamente indispensabile nel momento in cui io stavo lavorando, perché senza l'impegno, la dedizione, l'intelligenza, la competenza dei consiglieri comunali diventa estremamente difficile amministrare una città, se non addirittura impossibile. Quindi un ringraziamento particolare a tutti coloro che continuano a lavorare con molta lealtà, indipendentemente se il sindaco è di un colore o di un altro, ma nello stesso modo, e questo è il fatto di essere dei funzionari dello Stato, continuano a dare il loro impegno e la loro attività. Torino è stata definita in vari modi: la definita città tradizionale e innovativa, città bugianen e una città dinamica, una città laica e una città religiosa, città borghese e una città operaia. Io la voglio definire con una parola sola che le riassume tutti: è una città civile. Meraviglia.